Romina, Animor nasce nella Svizzera italiana, ma diventa poi un progetto internazionale. Come si fa a far funzionare un gruppo di persone che provengono da nazioni diverse? Sicuramente non è stato e non è semplice, però vedo la passione che c'è anche oltre confine ed è ciò che crea anche questo progetto, il progetto Animor. E andiamo avanti con l'idea che ci rincontreremo. Poi, anche se nel passato non è stato possibile, è una cosa in cui crediamo tanto, quindi lo rendiamo possibile. La stampa, la critica e i giornalisti cercano sempre di inscatolare la musica. Per te, Animor, che cosa sono? Cosa rappresentano? I would say I don't think we think so much in terms of like boxes and categories when we have this work on this project. I would say it's more about like the feeling and the expression of the music itself. So, but maybe I would say it's kind of organic, if I was to say something about that, yeah. La musica, il canto hanno sempre avuto un ruolo terapeutico nella tua vita, come mai? Forse non sono la migliore persona ad esprimermi a parole, però spesso è accaduto che con la musica arrivassi a quello, è sempre stato il mio modo di arrivare a esprimere alcune emozioni o condividere anche. Tu sei bilingue, ma hai scelto di cantare in inglese, c'è un motivo per cui hai scelto l'inglese? Assolutamente sì, è perché sono cresciuta con musica anglofona e mia mamma quando è arrivata qua parlava solo l'inglese, quindi sono cresciuta con tutti i dischi di Tina Turner, Beatles e andiamo avanti da quella direzione. Il primo CD italiano che avevo mai acquistato era Lucio Battisti a 18 anni quando sono uscita di casa. Tobias, sono tempi bizzarri, è un buon periodo per riflettere sul funzionamento della società, sulla condizione umana. Tu che riflessioni hai fatto in questo periodo così strano? I think that at least in the start of this corona thing it was shocking how fast the whole world could change just in an instant. So maybe that's what I've mostly experienced from that time, at least. And of course, like losing all the live gigs at once was also very shocking, of course, at first. When it comes to the writing part of it, maybe it hasn't changed so much because it's the writing part is still kind of isolated. And so, yeah. But yeah, mostly with the live gigs, it's been a big change. C'è tanta emotività nella tua musica, nei tuoi testi, una musica che definirei a tinte pastello. Qual è il mondo interiore che tu cerchi di rappresentare con la tua musica? Dal mio punto di vista è un grande punto di domanda, perché la musica arriva in determinati momenti, in determinati posti, è una cosa abbastanza misteriosa. Tobias, finora avete pubblicato dei singoli, è in programma un EP, un album? Yeah, definitely at some point. I mean, like the way people listen to music nowadays, maybe singles are in a way more important, I don't know, but we still have like the long-term goal of making an album, definitely, just to have like the whole work of an album to show. Discograficamente Animor è un progetto indipendente, una casa discografica per voi prima o poi dovrà arrivare. Esatto, noi aspettiamo quella giusta, che comunque ci lasci anche liberi di esprimerci e che valorizzi il suono, ovviamente non vediamo l'ora di incontrare quella giusta. Tobias, quali sono le tue ambizioni? Che cosa vedi nel futuro di Animor? First and foremost, I would say that finishing an album would be the main goal, and hopefully also doing more live gigs, going on tour maybe, all of that kind of stuff. Just reaching out to more people with our music. Grazie mille, thank you. Grazie mille. Thank you so much. Grazie.